Buonasera Attilio e bentornati a Quattro Soldi, il nostro bar dell'economia, dove cerchiamo di spiegarvi in parole più semplici possibili dove vanno a finire i nostri soldi, dove potrebbero andare a finire, e questa sera cerchiamo di capire se potremmo averne un pochino di più, perché parliamo di reddito di cittadinanza. Ovviamente dopo l'esito delle elezioni di questo tema si è parlato moltissimo, tra tante bufale anche sul web e anche tanta disinformazione rispetto a che cosa sia il reddito di cittadinanza. Allora, mi hai fornito, caro Attilio, una grafica del Movimento 5 Stelle, perché come sapete la proposta viene appunto da questo movimento, per capire se abbiamo o meno diritto a questo famoso reddito di cittadinanza. Sì, io farei ti fermo un secondo, perché il problema è intanto nominalistico. Sì. Cioè, in realtà la prima domanda da porsi è davvero un reddito di cittadinanza? No. Inteso come reddito universale o basic income, come dicono nel mondo anglosassone. Perché questo un po' è passato, ovvero c'è chi ha capito che questo reddito sarebbe stato dato un po' a tutti. Tutti vuol dire 10 milioni di italiani. Ecco. Che calcolo che include sia i disoccupati veri e propri, sia gli inoccupati, che sono quelli che non lavorano ma non cercano nemmeno un lavoro, quindi casalinghe che non hanno nessun rapporto di lavoro per tutta una vita. I famosi NEET, i giovani, esatto, che non, esatto, studiano, non lavorano e non sono in formazione. Allora, su internet sono apparsi in questi giorni alcune anche mezze bufale di code ai, sì, CAF per avere il reddito di cittadinanza. Così poi si è scoperto non è stato, non ci sono probabilmente state quelle code. Sicuramente c'è chi ha ricevuto delle chiamate e delle persone, certo, che si informavano credendo appunto di aver diritto a questa misura. Allora, come fare a capire se potremmo, non stiamo dicendo che arriverà, no, certo, però nella proposta del Movimento 5 Stelle ne potremmo avere diritto se siamo maggiorenni e cittadini italiani innanzitutto. Esatto, esatto. E va bene. Però in effetti tutti i 10 milioni di persone sono maggiorenni e sono anche cittadini italiani. È, no? Vero. Ho visto che però uno dei CAF aveva dovuto esporre anche proprio una scritta in arabo, certo, perché evidentemente poi c'è chi, anche magari non, certo, naturalizzato, eccolo qua, aveva fatto poi richiesta, e quindi avevano dovuto chiarire che in questo CAF non si facevano pratiche, anche perché poi appunto non c'è. Allora, torniamo alla grafica per capire se ne abbiamo poi diritto. La prima cosa è appunto se siamo maggiorenni cittadini italiani, la seconda è se abbiamo un lavoro, giusto Attilio? Certo. Oppure una pensione, e se guadagniamo più di 780 euro al mese. Esatto, esattamente. Quindi se ne guadagniamo di più, sì, non abbiamo diritto. Niente. Ok, perfetto. Parliamo ovviamente di un netto di... Sì, un disoccupato, uno che non ha nessuna fonte di reddito, o comunque guadagna veramente poco, fa magari qualche lavoretto. Se guadagniamo meno di 780 euro, dobbiamo poi domandarci se siamo fisicamente abili a lavorare o meno. Certo. E va bene, questo, esatto, chiaramente, se possiamo trovarlo. Se siamo poi iscritti al centro per l'impiego, allora di che cosa si tratta in sostanza? Sono i vecchi uffici di collocamento, che adesso, okay, si chiamano centri pubblici per l'impiego, e sono, una volta erano di competenza provinciale, sì, sono sparsi più o meno in tutto il territorio italiano, e sono i punti di contatto a cui si devono rivolgere per forza i disoccupati per farsi registrare e attestare la loro condizione di disoccupati. Si tratta delle numerose agenzie private, le ex uffici interinali, esatto, ma invece si tratta di strutture pubbliche e centri per l'impiego che andrebbero potenziati, vabbè, insomma, questo, sì, è un discorso a parte. Allora, se non siamo iscritti a un centro per l'impiego, non abbiamo diritto al, esatto, reddito di cittadinanza. Sì.
e bisogna anche dichiarare di voler fare, di voler lavorare. Ecco, no? Questo è molto importante. Ho un lavoro per te, lo vuoi fare sì o no? Allora, se vogliamo fare un lavoro, abbiamo trovato un lavoro, guadagneremo più di 780 euro, torniamo a non avere diritto. Non vogliamo farlo, non possiamo rifiutarci di fare un lavoro per più di 3 volte. Sì, è la cosiddetta condizionalità. Cioè la condizione, questo funziona già... Esiste in teoria già, per i disoccupati. Sì, anche se ha funzionato e non ha funzionato con l'assegno di ricollocazione. Però non andiamo a complicarci la vita, perché quello è tutto un altro argomento. Di fatto il disoccupato si impegna ad accettare le proposte che gli fa il centro pubblico per l'impiego e ne può rifiutare, secondo diciamo, l'impostazione del Movimento 5 Stelle, fino a 3. Okay. E già qui io però ho qualche dubbio, perché immaginare, soprattutto in certe regioni d'Italia, quelle del sud, che ci siano 3 proposte per ogni disoccupato, io non sono molto sicuro che sia facile. È molto semplice, certo, esatto, averle. Allora, quindi, se non abbiamo rifiutato poi per la terza volta una proposta di lavoro dal centro per l'impiego, abbiamo diritto a un reddito di cittadinanza. Che cosa prevede questo reddito di cittadinanza? Allora, prevede appunto l'erogazione di un assegno mensile di 780 euro. Ok. Naturalmente il beneficiario deve soddisfare tutte quelle caratteristiche che abbiamo elencato. Abbiamo esatto, no? Detto. E in teoria, anche se questo nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle non c'è scritto, dovrebbe riceverlo per 2 anni, superati i quali finisce questa, okay, questa quindi misura. È una misura a tempo che esatto, nel programma del Movimento 5 Stelle, punto numero 13, se lo volete andare a cercare, della parte lavoro, esatto, dice che ha il fine di reinserire appunto nella vita sociale e lavorativa chi sta perdendo insomma la dignità, no? Certo. Si parla anche proprio di questa parola e di contrastare così la crisi. Allora, oltre ai 780 euro al mese c'è di più, giusto? Previsto nel pacchetto, sarebbe previsto anche sì, 2 ore al giorno di corso di formazione. Sì, sì, perché il problema di molti dei disoccupati italiani è che non hanno le caratteristiche, questo a prescindere dal reddito di cittadinanza, non hanno le caratteristiche richieste dalle aziende che assumono. In pratica non sanno fare i lavori che vengono ricercati sul mercato. Questo non soltanto a sud, anzi paradossalmente ci sono la maggior parte delle posizioni che non vengono occupate sono al nord, perché dove si chiede, per esempio, dove si chiedono tornitori, dove si chiedono esperti di robotica. Quindi andrebbero riformati. Cioè formati nuovamente. Formati quindi, nuovamente con nuove competenze. Esatto, esatto. Bisogna anche trovare dei corsi di formazione adeguati. Questo però è tutto un altro, paio di maniche anche questo. Allora, come abbiamo chiarito naturalmente, attenzione, è arrivato un sms, no, come abbiamo chiarito non parliamo di una misura che sta per arrivare, ma di quanto nelle intenzioni del Movimento 5 Stelle potrebbe essere fatto per alcuni italiani, non per i 10 milioni no, che pensano, no, assolutamente, che possono aver pensato di averne diritto. Un sms da Pino da Genova, Nokia Corporation, oltre ai telefoni c'è di più, ci chiede. Come ricorderai, Attilio, di Nokia abbiamo parlato nelle puntate precedenti, abbiamo parlato della sua storia passata, ma non abbiamo ancora parlato di quella nuova. Al telefono con noi c'è il nostro esperto di borsa, Buddy Fox. Buonasera, Buddy. Buonasera a voi. Buonasera. Nokia Corporation, oltre ai telefoni, che cosa è diventata? Se è diventata qualcosa, e quindi ti chiediamo se sia un titolo su cui puntare o meno. Allora, eravamo rimasti le puntate precedenti da un'azienda che era da una falegnameria a un'azienda di stivali di gomma, fino a diventare un colosso dei telefonini. Colosso degli anni 90, perché abbiamo detto che appunto all'inizio del 2000 per Nokia inizia la crisi. Da un mercato del 40%, praticamente un monopolio, Nokia si vede messa all'angolo dalle nuove leve che sono la Apple e la Samsung con i nuovi smartphone.
Dobbiamo dire che però nel 2006, in piena crisi, Nokia fa un contratto con Siemens ed è l'ipoteca sul suo futuro, perché costituisce una società che si chiama Nokia Siemens Network, che in pratica si occupa totalmente delle attività che concernono le apparecchiature e le telecomunicazioni. Quindi una cosa diversa dalla produzione dei telefonini. La crisi di Nokia dei telefonini continua fino al 2013, perché nonostante la creazione di nuovi modelli, il Lumia, il più conosciuto, l'Asha, sono tutti un fallimento, un flop, perché l'iPhone e i telefonini della Samsung hanno maggior ricezione sul mercato. Nel 2013, quando il titolo crolla intorno ai 2 euro, c'è la svolta, perché Microsoft decide di comprare la sezione telefonini della Nokia. La Nokia era data quasi per un'azienda in fallimento e lì avviene la svolta. Compra i telefonini e Nokia può decidere di dedicarsi tutto quello che aveva programmato nel 2006, cioè le infrastrutture delle telecomunicazioni. Una cosa che era già stata fatta in precedenza da Motorola e da Ericsson, che erano insieme a Nokia le regine degli anni 90 dei telefonini. Infatti sia Ericsson, che vende la parte telefonini alla Sony, sia la Motorola, che si divide in due società, in due divisioni, quella appunto delle apparecchiature e quella dei telefonini, escono dalla crisi in questo modo. Poi Nokia fa di più, perché oltre a ricomprarsi la parte della joint venture con Siemens e quindi diventare proprietaria al 100% di questa società, compra anche la Alcatel-Lucent. Quindi compra un colosso delle infrastrutture franco-americano, che per di più è proprietaria degli American Bells, che sono i laboratori storici di ricerca dell'America, da cui mi pare siano nati anche i CT, invenzioni dell'American Bells. Quindi Nokia da qui riparte con una nuova vita, ennesima nuova vita, che porterà il titolo dai 2 euro agli 8 euro. Attualmente, oggi? Sì. Attualmente il titolo oggi vale intorno a 5 e dal mio punto di vista è un titolo da comprare, su cui puntare, perché teniamo presente che valeva 40 negli anni 90 quando andava benissimo, crollato a 2, oggi siamo a 5, possiamo tornare tranquillamente a 8, però è l'inizio di una nuova avventura, quindi è un titolo da mantenere, se possibile accumulare ogni volta che scende, perché la strada tracciata, quella delle infrastrutture, potrebbe diventare, come state nei cellulari, leader anche in questo campo. Grazie mille Buddy Fox, ci hai raccontato una storia veramente varia, frizzante, no? di questa azienda. Torna a trovarci presto. Io come sempre vi ricordo che se avete domande per Buddy Fox le potete inviare su Facebook alla nostra pagina 4 Soldi oppure alla sua pagina Panino e Listino di Buddy Fox, che trovate appunto sempre su Facebook. Caro Attilio, passiamo all'argomento spesa, perché ti volevo chiedere di qualcosa di allarmante che ho letto. Ovvero continuo a leggere di notizie che riguardano pollo alla salmonella. Purtroppo sì. Siccome recentemente c'è stato uno scandalo sul latte in polvere e tutti pensavamo ma figurati qui non arriverà mai, invece poi si è scoperto che si è diffuso a macchia d'olio. Tutto il mondo. Latte in polvere alla salmonella, mica da ridere. Sì. Che così potrebbe essere, o meglio, non stiamo dicendo che tutto può essere una salmonella, ma ci sono stati numerosi casi di violazione delle norme della sicurezza. Sì, purtroppo soprattutto per i polli e i derivati della carne di pollo, cioè sostanzialmente la carne separata meccanicamente, che è quella ottenuta per compressione delle carcasse dei polli, è brutto da dire, ma è così, sì. In arrivo dal Sud America, sì, sì. In particolare dal Brasile, che è uno dei più grossi produttori di polli al mondo. No? Tant'è vero, fra l'altro, che è stato arrestato un brasiliano. Sì, abbiamo la foto di Pedro de Andrade de Faria, non so se... Che è titolare di un colosso dell'allevamento dei polli. La BRF, che lavora in 150 nazioni, sì, in tutto il mondo, sì. Non proprio, ecco. Assolutamente, proprio per uno scandalo avevano di fatto venduto dei polli con la salmonella, no?
grazie, devo dire, a un sistema di controlli compiacenti che c'è in Brasile. Quindi l'unico modo per difendersi, ecco, e c'è, perché in questo caso c'è, è guardare attentamente l'etichetta del pollo che si sta comprando. Ok. Perché sul pollo e anche sulle uova è obbligatorio scrivere il paese di provenienza. Ah, ecco. Quindi in questo caso IT è la sigla che viene, che identifica l'Italia. Meglio evitare Brasile in questo momento, e anche recenti scandali in Inghilterra sono successi. Sì. Comunque, per sicurezza, se i consumatori acquistano il pollo italiano, non sbagliano e non corrono rischi. E questo vale per il pollo, ma per il pollo.